non siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo, grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare. Siamo liberi, liberi, liberi di sognare. Siamo liberi, liberi. Noi siamo i soliti, sempre così. Siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini. Questo non sono percorso. Mi pare che le cose sono andate così come avevamo previsto, nel senso che per primo controllo tra di noi su eventuali ipotesi di candidatura, attuali, e sul progetto, allora già c'è una grande maggioranza che tra di noi era proiettato verso un accordo con progetto. Devo dire che poi dagli incontri successivi fatti anche con gli altri amici si è messa con forza. Davvero Crocetta rappresenta l'elemento del progetto. Siccome noi siamo un liberi, come abbiamo detto e ha detto, oggi si è tutto del contrario di tutto, c'è chi si scandalizza perché noi lasciamo il centro-destra per andare a fare accordi con il centro-sinistra. Sono spaventato queste cose, sono bugie perché noi siamo delle donne e lavorati, noi sosteniamo. Diciamo con chiarezza, cioè che noi non siamo, mentre il ragionamento di centro-destra, è da un anno che sosteniamo che le cose sono così gravi che serve trovare convergenze anche, che serve trovare condivisione, non divisione, e se non fosse sufficiente abbiamo fatto una campagna elettorale a C insieme per un candidato di centro-sinistra e contro il centro-destra. Abbiamo fatto la campagna elettorale a Santa Croce da soli contro il centro-destra, a Monterosso contro il centro-destra, e ancora continuare a creare confusione. Sì, cosa contro il centro-destra è andato nel centro-sinistra. Sono solamente gli strumenti di alcuni centro mentre in casa un progetto che è stato chiaro da un anno. Chiarissimo, nessuno si prende lo statuto e vedere se quello che abbiamo costruito e realizzato. Oggi siamo tutto questo poco. Thank you.
sentite amici di nostri ascicchi, voi amici nostri, nostro, di nostra Santa Croce, hanno ricevuto grande consenso. Non hanno ricevuto, non perché erano ricevuto destra, ma perché uomini, perché sono uomini ricchi che hanno fatto scelta su una persona. Su questo abbiamo dubbio. Queste sono proprio le sciocchezze con le gambe corte. E c'è, utilizzate per delegittimare un percorso in questo senso. Ma per questo sapete adesso, e loro non lo sanno proprio perché hanno paura. Ma sono davvero preoccupati. Secondo me c'è gente che non torna più a notte. Perché lingua, sì. Io ho detto agli amici miei che sono in una comunicazione, le prego, ma ne avessi andiamo piano, perché appunto c'è il rischio che qualcuno si traumatizza, perché ci sono queste volte preoccupazioni di quello che noi stiamo facendo. Mi sembra che questo paura, sono capitati, che si cagano, sì, vuole andare un po' di portata. Per come succede, la verità è che a destra e anche a sinistra, non dire anche questo, c'è paura moltissima, paura e ansia per questo progetto, che è un progetto di uomini liberi, che noi stiamo sempre, che possono continuare con maggiore forza, riuscire anche fuori dalla città di Venezia. Ma davvero mi dà quella certezza, non di uomo che deve vincere le elezioni. Io di questo ne sono convinto, non è affatto un problema. Mi dà la certezza di un po' che può governare, perché oggi non ho bisogno di questo. Bisogno io per primo di questa certezza, di questa garanzia. Immaginatevi, io lo so cosa mi aspetta, che ti aspetta giorno per giorno e notte. Non è che si va là a giocare, a scherzare. Di forestare, di migrare, la Sicilia senza soldi, questo è chiarissimo. Quindi immaginate che questo quadro è un quadro non del sindaco a Palermo, a passare tempo, a Palermo, a divertirmi, un quadro forte a mano, per poter avere forza, deve avere alcune certezze. Quali sono le certezze? Quello che innanzitutto deve dare un candidato, per un uomo che è candidato, che corre per fare il presidente, che si deve mettere in condizione di trasmettere quella certezza. Io stai tranquillo, il presidente non lo so, lui riesce a fare questa forza, in un modo a tutti conoscerlo, a proposito di questo, sono 10. Sì, il messaggio non so se vi è arrivato a tutti, comunque giorno 10 alle ore 16 all'hotel della Ramada Inn, dei circoli socialisti, ovviamente stanno organizzando un giardino, chi dovesse essere libero non per piacere partecipare all'iniziativa fatta dei circoli socialisti, ma noi partecipiamo perché è una famiglia unica ormai. Poi presenteremo questi grandi tutti candidati di Sicilia e Territorio nella lista Crocetta, nella lista Crocetta Presidente, nella lista Crocetta Presidente, avremo una bella lista, cioè una bella lista, cioè avremo una bella lista del Presidente Crocetta, perché porta le persone che sono avvicinate alla sala di Crocetta, comunque a noi, movimenti, più dati, più una parte di free e una parte anche dell'MTA. Io tutta il desiderio di prendere una posizione e bruciarla per questo risultato. Io sono convinto che questa battaglia non la vinciamo. E sono convinto quando poi si vedrete per l'estima, non so se conoscete il mio, bisogna lasciare il posto che ho portato per l'estima, quindi poi il posto va prima del momento, giusto? Ma se qua sono preoccupati e deve essere motivo di rottura con tanti amici, ma noi il posto lo
ma Giuseppe, lo lasciamo e ce lo vediamo un altro provincia. L'importante è che sia tanto inizio, quindi siamo disposti a fare anche questo. Perché tutele e garanzie non sono fondamentali. Io questo sono lo detto al presidente, sono una serie di punti di ricerca, e ho detto, noi se ci sono difficoltà, perché qualche amico è preoccupato di questa cosa, che non ce hanno difficoltà a conoscerla, noi, caro Presidente, da subito ti diciamo che daremo un'indicazione diversa, perché daremo un'indicazione. Per un altro pretesto, un pretesto il posto, cioè, troveranno un'altra cosa come attaccarsi appena rinuncerai. Cioè ripetere fino all'inverosimile.
degli uomini che noi scegliamo la squadra che più ci convince e non quella che ci conviene, perché la squadra che ci conviene, che ci sarebbe convenuta o che forse poteva sembrare conveniente a un sindaco PDL o di matrice PDL iniziale che viene confermato, forse poteva non essere questa. Questa è stata la squadra scelta nella convinzione che è l'unica squadra che può funzionare, è l'unica squadra che può portare un vero vantaggio a noi della provincia di Ragusa, ma in generale, ed è ancora più importante, all'intera Sicilia. Questa è la squadra di persone libere, questa è la squadra organizzata da un uomo che si è presentato da solo, come Nello fece nella sua prima sindacatura. Un uomo che ha deciso di dire: io sono candidato alla presidenza della regione e chi mi ama mi segue. Prima di avere l'appoggio, tu eri, ti sei candidato a sindaco, e Crocetta come te si è candidato alla presidenza della regione prima di avere l'appoggio e lo schieramento non solo del PD ma lo schieramento degli altri. Ha detto: io sono un uomo che può governare la Sicilia, venitemi presto perché sarà un vantaggio per tutti. E così è stato, perché il suo partito, diciamo il suo partito, il PD, che poi lui non è un partito, ma comunque, il suo partito gli ha dato l'appoggio parecchio tempo dopo, il 30 agosto, che sia stato, quindi pochissimo tempo fa, e perciò oggi abbiamo chi dice: no, io Crocetta non lo voto perché va con quello, freghiamoci, la politica ormai è una cosa, destra e sinistra non significano più niente. C'è chi ha il coraggio di dire che per Roma è una schifezza fatta male, lasciateli stare, non ci riguardano queste polemiche stupide, fanno male solo a chi le fa. Noi guardiamo più avanti, perché noi non siamo né di destra né di centro né di sinistra, noi siamo progressi in avanti, offriamoci al colloquio con la gente, al confronto. Andiamo, io in questi giorni ho fatto delle bellissime passeggiate, perché da casa mia al mio studio posso passare da tante parti, ma passo da via Roma e mi siedo la mattina presto, ora qui, ora lì, e prendo un caffè all'aperto. Grazie a lei e grazie a tutti quanti che hanno collaborato. Ci saranno nomi importanti nelle nostre liste, nella lista Crocetta presidente, che sarà composta anche da nominativi offerti da Crocetta. Sarà importante davvero supportarli, non abbiamo tanto tempo, ma il tempo è sufficiente. Dobbiamo a tutti i costi fare, ciascuno di noi, ciò che è possibile per garantire la vittoria alle elezioni, perché non c'è più tempo. Dopo queste elezioni, se non dovessero andare, come sicuramente andranno, perché sicuramente vinceremo, ma se non dovesse essere così non ci sarebbe più tempo per la Sicilia. Siamo già in mezzo al fango e andremo ancora peggio. Quindi vi invito veramente a cominciare una mobilitazione totale. Ciascuno per quello che può fare, ciascuno per quel che può discutere con amici, parenti, conoscenti e anche con chi non si conosce affatto. Chi vi parla oggi è un commissariato con il mio ex ragazzo, perché per capire anche il momento di fare come funziona la polizia, che sta interessato. Appena 3 giorni fa i dirigenti partito hanno capito che un anno non è detto che facciamo questo tipo di fargli capire che ci cambiamo, e quindi anche questo vuol dire sempre essere a far capire la grande confusione che regna al governo regionale, al governo dei partiti che ormai evidentemente sono alla ricerca, insomma alla ricerca di salvare qualche assenza. Qualche dirigente si intero, tutti noi ci troviamo, anche dopo questi voci,
È chiaro che è un bel salto perché lo siamo fatto tutti insieme, perché quello che non è mancato a noi è stata la democrazia di costruire passo passo questo percorso nella logica non del palomino, perché stiamo attenti, dire noi non organizziamo, ma abbiamo obiettivi da raggiungere in momenti storici di emergenza, ma questi sono di elezioni anticipate, tutto quello che è accaduto in questi 4 anni, e quindi noi dobbiamo scegliere una strategia che ci consente, come abbiamo detto, di ripartire dentro l'assemblea regionale con i nostri rappresentanti, speriamo che sono più di uno, di ripartire per quel progetto che noi abbiamo sposato fin dall'inizio, in nome del quale tutti noi abbiamo scommesso e abbiamo scommesso fortemente la nostra comunità politica, la nostra faccia politica, soprattutto la nostra storia personale. Quindi io non ho nessuna remora oggi con tutto questo dibattito che c'è, ma sì, non voglio entrare con me, anche perché passata questa fase che è la settimana, quando avremo davanti lo scenario delle liste ragusane di tutti i partiti, ci sarà ancora più chiaro di quello che stanno preparando partiti e coalizioni. Ritroveremo le liste organizzate per far sì che vengano salvati i seggi ai deputati, che troveremo la fase organizzata per cambiare il grado della vittoria, se non me la voglio capire vittoria, ma questo è il ragionamento che dobbiamo fare complessivamente. Cioè, per i soldi nostri le liste saranno costruite per ripetere quel quadro politico per Ottini, per Donno, Minardo. Novità non ne abbiamo, l'unica novità ce l'abbiamo noi, perché ci abbiamo lavorato fino all'inizio, l'unica novità ce l'abbiamo perché abbiamo creato una leadership politica che è sicuramente incardinata nel mondo, questo non c'è dubbio, non è vero, è un fatto notore perché lo percepiamo tutti. Ma è chiaro che hanno percepito pure che dietro me non c'è Scumanza, non c'è Siero, c'è Ricotta, c'è Ricotta di quello giusto, di quello buono. Ma si raccolgeranno, vedete, strada facendo un'altra campagna attuale, e si raccolgeranno ai loro, ai risultati conseguiti, perché, come abbiamo detto più volte, noi, in provincia di Pagusa, e come speriamo verrà, perché altro politico che si saranno in capitale di Sicilia e Cantone, noi vogliamo spopolare,